cose che è proprio meglio non vedere, altre che uscirne ci vuole sedere. E capisco che ho esagerato, e col tempo dico che sono cambiato. Lo spazio amichevolmente sulle frequenze di Radio Sound, con noi da una ventina di minuti c'è un amico che si chiama Leonardo Veronesi. Questo è il suo nuovo album che si chiama Domandario. E questa era la sua nuova, il nuovo singolo, diciamo così, la canzone anche che apre l'album, che si intitola A volte. Allora, Leo, in quanto tempo è stato realizzato questo? In circa un lasso di tempo di un anno. Circa un anno di lavoro. È cominciato l'anno scorso, quando ho scritto per caso una canzone per lo Zecchino d'Oro. E che poi me l'hanno presa. Ma dai, quindi che canzone, no, che canzone che era? Anche questo suo lato. L'anno scorso, sì, I suoni delle cose, che è arrivata quarta. E io ho venduto, posso dire che nella mia vita ho venduto 100.000 copie. Caspita, vai, cioè non è da tutti. Non è da tutti, no. Perché lo Zecchino d'Oro vende mediamente la compilation 100.000 copie. Certo. E quindi nel mio, nel tuo piccolo sei riuscito a fare qualcosa anche quest'anno, oppure quest'anno no, non l'ho fatta, mi sono messo anno sabbatico. Sì, perché deve venire un'idea, ma era un'idea simpatica. Di cosa parlava? Scusa se usciamo un attimo. Certo, dalla... I suoni delle cose, l'idea era quella di fare tanti suoni buffi, che non necessariamente fossero, cioè, delle cose, no? Cioè, non so, il telefono ha un suono, la sveglia ha un suono, la penna, l'orologio, eccetera eccetera, per poi dire che l'importante, sai che la morale non me la ricordo più. Però insomma, l'importante si è perso, si è perso da no, solo perché voi non sapete che ci vuole una morale, la morale è importante nel mondo dei bambini, cioè, sì, devono essere canzoni anche istruttive, sì, certo. Quindi c'era questa costruzione, questa sequenza di suoni, delle cose proprio, non delle canzoni, come dire, anche se sono stonato, io sono una persona sensibile che percepisco questi suoni e che comunque sento la musica lo stesso, un po' questo era il titolo, la morale delle cose, no, i suoni. No, la morale che ne ritorna è la morale che non si ricordava. Non me lo ricordo. Senti, mi hanno detto che ti hanno visto girare il video per Ferrara questi giorni. Travestito? Okay. Travestito in ogni possiamo dove? Già dirlo? Da supereroe col punto interrogativo. Ah, sì. Quindi se per Ferrara vedete qualcuno che è un po' improbabile come look, sappiate che si tratta di Leonardo Veronesi. Sì, è stato divertentissimo, tra l'altro. Ci puoi spiegare un po', oppure è ancora tutto top secret? Il video sarà appunto di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, A volte. E niente, praticamente questo pseudo supereroe col punto interrogativo, che in realtà non è, pensa di essere un supereroe, ma non lo è, perché non ha la S di Superman, ma un punto interrogativo. Tutto giocato molto sulla velocità, dovrebbe poi, adesso vediamo come sarà il montaggio, però tutto giocato molto sulla velocità, perché il pezzo, come avete sentito, è veloce. E un po' anche sulla velocità del quotidiano, tutto molto veloce, tutto va abbastanza, scorre velocemente senza fermarsi troppo a pensare. Ok. Allora, no, sai cosa? Stavo guardando, visto che mi ha incuriosito, io sono poi, quando parliamo di una cosa, però vado sempre a cercare le altre, stavo cercando la canzone dello Zecchino d'Oro, da far sentire un attimo. Eccolo. Voto 07. Eccolo qua, voto 07. Ma sentiamo un attimo, Leo, scusa. Oh, ma volentierissimo. Hai voluto dirlo. Okay.
spesso possa bastare, però abbiamo capito. Abbiamo scoperto anche questa sua vena. Allora, no, questo l'abbiamo fatto perché vogliamo prima di farlo andare via, fargli fare qualcosa dal vivo, visto che ha portato la chitarra. La sua chitarra. Ha un nome la tua chitarra? Come si chiama? Sai che non so mai. Sai che tutti i musicisti danno un nome comunque. Lui non l'ha ancora trovata. Ti dico, ho trovato a buon mercato questa chitarra. È già qui. Che è una Martin ed ho paura solo nominare il nome Martin e Taylor. Sono due marche che in genere hanno chitarre costosissime. Certo. In realtà costerebbe di suo, ma l'ho pagata abbastanza poco, ho fatto un baratto, quindi ho paura anche a metterle il nome. E non chiediamo con cosa l'hai barattata. Senti, Leo, ti volevo far suonare e cantare qualcosa proprio unplugged solo. Che canzone hai scelto da questo album? La seconda dell'album si chiama Bugia, è un'analisi un po' forse sociologica della bugia, che parte dalle bugie personali, no? Relazionali, con la fidanzata o con gli amici, fino ad arrivare alle bugie importanti come quelle politiche, come quelle che non sarebbero importanti, quelle professionali, anche artistiche. Nell'arte si inventano tante cose, perché è tutto giocato molto sull'immagine. Ma bugie a fin di bene, anche no, anche bugie bianche e bugie nere, sì, bugie anche a fin di bene, okay. Ce la siamo, dai, vai Leo. Grazie. Capita tutti di dire una bugia. Penso ai politici, sono i più bravi, ma se ne dicono già tante, alcune nere, alcune bianche. Non esiste un contenitore abbastanza grande, la verità la sa solo chi ha commesso il fatto, e chi lo scoprirà per una bugia. Cadrà mica il mondo, non farà male a nessuno, è una debolezza di un secondo. Bravo Leo! Grande, fantastico! Io devo dire una cosa, sì. Ora tutti i produttori, gli arrangiatori mi odieranno, però le canzoni fatte così, con chitarra e voce, con pianoforte e voce, sono le più suggestive. Ti entrano subito dentro, perché sei tutto lì. Sì, sei concentrato. Anche se sono imperfette, non importa, l'imperfezione offre sensazioni. Sono d'accordo e si è persa molto questa cultura, purtroppo. A noi è piaciuta davvero questa canzone. Sì. Sull'album non è così. Ora non è che voglio, però quando la fai proprio così riesci a focalizzarti proprio sul testo della canzone. Sì, è immediato. Anche perché se devo dire comunque un po' tutte queste tue canzoni sono tutte storie che vogliono dire per forza qualcosa e devono dire qualcosa, e tu ci riesci sicuramente a farle arrivare. Sì, provo a affrontare anche tematiche, anche alcune banali, però analizzando l'aspetto meno banale, provando di farlo arrivare senza complicare troppo le cose. È vero. Quello è un po' il tentativo. Farle arrivare subito. Subito. Attività live in questo A breve periodo? Stiamo organizzando insieme al mitico Martorana delle serate tra Bologna e Ferrara, un po' per presentare l'album, e poi vediamo se riusciamo a andare fare oltre. Qualcosa altro. Periodo molto duro live, lo sapete anche voi. No? Periodo molto duro per tutto. Per tutti. Senti, invece, per chi volesse sapere qualcosa di più su di te, Leo, sito internet, Facebook, MySpace devo ancora aggiornare, perché devo essere sincero, da un paio d'anni a questa parte ha perso un po' sì, è vero. Però Facebook ci sono, digitando Leonardo Veronesi, chi volesse diventare mio amico molto volentieri. Il mio sito leonardoveronesi.com, che mi stanno aggiornando, tra 10 giorni è aggiornato con tutto il disco nuovo. Chiedo sempre, c'è la possibilità per gli amici che ci stanno sentendo, che volessero sentire un
pizzico di ogni traccia, c'è la possibilità per non andare a comprarlo a scatola chiusa? Sia sul mio sito, che andando direttamente su iTunes, e sia sul mio Facebook, si apre il portale iTunes dove c'è un minuto e mezzo per ogni brano. Un assaggio tanto per capire. Tanto per sapere avere dove vanno a finire i vostri soldi, certo, visto che comunque i dischi purtroppo costano tanto, ma non solo gli artisti che poi guadagnano tanto, questo è giusto, giusto ricordare. Posso dire come ultima cosa, poi non vi disturbo più. Secondo me, io spero che la gente dia una mano a chi scrive, perché è un periodo in cui ripropongono cose vecchie, si fanno cover, chiunque, non necessariamente me, ma tutti quelli che hanno il coraggio di fare delle canzoni, di scrivere delle canzoni nuove, è importante aiutarli, secondo me. Ok. Allora, noi ti aspettiamo alla prossima uscita. Quando volete io vengo a trovarvi molto volentieri. Va bene, grazie Leo. Bocca al lupo a tutti i radioascoltatori. Ciao. Ciao. Radio Star.